fatto riferimento alle aziende che oltre ad occuparsi del presente hanno dei giovani creativi che si occupano e pensano a quello che sarà il futuro, no? I miei creativi, come ho ricordato prima, erano mio figlio, Mario De Pistoia, Badalone, che me lo sono dimenticato prima, e altri. E è venuta fuori questa idea e io ci ho messo volentieri la faccia, perché mi piace l'idea di regalare alla mia città una cosa così polivalente, polisportiva, e dà la possibilità di praticare uno sport con una struttura bella, funzionale, moderna, insomma una cosa bella per la città. Oggi diciamo che è una giornata abbastanza speciale per me, la mia famiglia e i miei soci, perché diciamo abbiamo svelato il plastico di questo famoso centro sportivo che sorgerà, speriamo, nel giro di un anno, sarà finito. Abbiamo cominciato i lavori e saranno completati nel giro di un anno, che sarà un centro sportivo polivalente, e puntiamo e speriamo che sia il fiore all'occhiello non solo di questa città ma un po' di tutta la Toscana, diciamo così. E io sono particolarmente orgoglioso ed ero particolarmente emozionato oggi, perché comunque viene fatto nella mia terra, nella mia città, è fortemente voluto da mio padre, e quindi questo dovrà e spero che rappresenti per la città un punto di partenza e di ripartenza. Per fare tutto ciò chiaramente abbiamo bisogno dell'aiuto di tanti professionisti, di tanti istruttori, di tante aziende e di tanti sponsor come Banca Sella e Risarcimento Italia, che sono qua presenti con noi, che ringrazio personalmente insieme a Davide, che ci supportano in tutta questa attività. In Italia c'è un importante fiorire di iniziative locali su territori anche inaspettati, e qualcheduno che invece che si accompagna ad una lunga storia di tradizioni sportive. Finalmente ci si è resi conto che investire sull'impiantistica sportiva, io sto facendo un discorso molto di carattere generale, rappresenta una risposta, forse la migliore. Io dico sempre la medicina, se non addirittura l'antidoto, per tanti problemi di carattere sociale che esistono, e lo sappiamo benissimo, soprattutto con le nuove generazioni, ma è un'opportunità di lavoro, un'opportunità appunto di occupazione, e quindi le due cose, che non mi sembra che in altri settori sia così facile trovare, mettono in condizione di dare valore aggiunto a queste amministrazioni. Tutte le volte che si parla di insuperabili si associa giustamente al termine integrazione, perché il nostro obiettivo 7 anni fa era quello di iniziare a dare la possibilità a ragazzi con disabilità, bambini, adulti, di poter iniziare ad affacciarsi al mondo del calcio. Non è però solo integrazione, perché il tutto è fondamentale, ed è proprio perché siamo qua oggi, la qualità con la quale si svolgono le attività deve fare da padrona per quanto riguarda il nostro progetto. Qualità che è qualità di struttura, come l'impianto sportivo che verrà inaugurato qua a Viareggio, ma soprattutto qualità di insegnamento.